L'Antartide è un luogo molto misterioso. È anche uno dei luoghi più freddi della Terra. E negli anni ha dato vita a molte speculazioni su ciò che può essere nascosto sotto il ghiaccio di questo continente innevato. Questa regione ghiacciata e desolata è anche nota per essere il quinto continente più grande del mondo, eppure continua a rimanere non rivendicato e disabitato. La cosa interessante di questo continente è che appena nel 1531 il navigatore ottomano conosciuto come Piri Reis disegnò l'Antartide sulle sue famose mappe, anche se c'era una netta differenza rispetto alle mappe che abbiamo oggi. Il continente era completamente verde, senza ghiaccio in vista. Tutte le baie e i confini che ha disegnato sono rimasti gli stessi di oggi, almeno secondo le misurazioni digitali che abbiamo fatto con varie tecnologie. Com'è possibile che meno di 500 anni fa il continente ghiacciato potesse essere un bellissimo e lussureggiante paesaggio verde, ma che ora sia completamente inabitabile? Per aggiungere altro mistero a tutto questo, prima pensavamo che il continente fosse stato scoperto solo nel 1820, ma le mappe di Piri Reis dimostrano il contrario. Come cambierebbe la tua vita se venissi a conoscenza di un'antica civiltà che ha vissuto sotto la superficie della Terra? Saresti scioccato, terrorizzato o emozionato? Facci sapere cosa ne pensi nei commenti. Le voci sui nazisti. Se portiamo la nostra ricerca un po' più indietro nel tempo, al 1945, Berlino era stata appena decimata nella guerra mondiale. Alla fine dell'anno, Berlino era stata essenzialmente trasformata in un cumulo di macerie, dopo che le forze nemiche avevano sganciato diverse bombe mortali, che l'avevano quasi spazzata via dalla mappa. Allo stesso tempo Hitler si nascondeva nelle profondità del suo bunker, presumibilmente preparandosi per la sconfitta imminente. Fu qui che si sarebbe tolto la vita, dopo aver capito che i suoi sforzi con i nazisti erano falliti. Anche se il corpo di Hitler fu recuperato dal bunker e fu dichiarato morto all'arrivo, ci sono molte persone che sostengono che questo non era il suo vero corpo. Queste teorie dicono che era infatti il corpo di un sosia. I sosia sono stati molto popolari tra i leader del governo. Queste persone vengono impiegate per impersonare molte persone di potere, in modo che possano viaggiare in modo molto più sicuro mentre vanno da un posto all'altro. Se si dovesse effettuare un attacco, l'assalitore avrebbe bisogno di determinare se il suo obiettivo è reale o un sosia. Si ritiene che Hitler abbia impiegato almeno un sosia mentre era al potere. Secondo le teorie, Hitler pianificò attentamente la sua fuga prima di entrare nel suo bunker. Si dice che abbia costruito un sistema di tunnel sotterranei che lo avrebbero portato fuori dal bunker e in un aeroporto sotterraneo che era dotato di un aereo. Una volta arrivato gli sarebbe stata data una nuova identità e avrebbe potuto vivere il resto dei suoi giorni in pace. Una di queste teorie sostiene anche che Hitler sarebbe stato portato in una zona segreta dell'Antartide. Dicono che sarebbe stata scavata un'apertura intorno al polo, che avrebbe portato ad un'entrata in un'altra base sotterranea. Alcuni teorici si spingono addirittura a sostenere la teoria della Terra cava, affermando che Hitler sarebbe stato trasportato in un bellissimo luogo, che risiede in profondità sotto la crosta terrestre. Alla fine, l'unica cosa che è rimasta dell'era nazista che non era ancora stata scoperta erano i loro presunti piani di creare dischi volanti simili agli UFO, con diversi prototipi che sarebbero già stati inventati. Secondo alcuni ricercatori, questi piani e progetti furono confiscati dagli Stati Uniti dopo la fine della guerra. Attacco UFO alla Marina USA. L'idea della teoria della Terra cava nazista potrebbe non essere così inverosimile come si potrebbe pensare. Secondo alcuni ricercatori e cumuli di prove che sono stati trovati dagli anni 40, ci fu un incidente che ebbe luogo tra l'agosto del 1946 e il febbraio del 1947. L'incidente è stato poi conosciuto come Operazione Ike Jump. I rapporti dell'epoca dicono che ci fu un'invasione di oggetti volanti non identificati nell'Antartico. L'ammiraglio statunitense Byrd
dice che lui e la sua squadra furono improvvisamente sorpresi e attaccati da una flotta di dischi volanti, che sembravano volare da uno dei poli terrestri all'altro. Dice che volavano a velocità diverse da qualsiasi cosa avesse mai visto, portando alcune persone a chiedersi se i nazisti potrebbero aver perfezionato qualche forma di tecnologia aliena. Le voci continuano a sostenere che questa tecnologia è quella che ha permesso alla Germania e ai nazisti di allestire una base sotterranea in Antartide, in modo che Hitler potesse vivere il resto dei suoi giorni in pace, mentre segretamente continuava a comandare la Germania e l'esercito tedesco. Secondo alcune persone, le operazioni in questa base sotterranea sono continuate fino ai giorni nostri, con la Germania che crea attivamente una tecnologia militare altamente avanzata, probabilmente preparandosi per un attacco nel futuro, diverso da qualsiasi cosa che il mondo abbia mai visto. Quando guardiamo i documenti ufficiali di questo periodo, essi affermano che l'operazione High Jump era semplicemente un'esercitazione con le truppe statunitensi, che si svolgeva in condizioni glaciali, rendendo l'Antartide il luogo perfetto per l'addestramento. Dicono che questa operazione fu messa in moto per aiutare a preparare le truppe statunitensi per una guerra imminente contro l'Unione Sovietica, in modo che fossero meglio equipaggiate per gestire le condizioni della neve in Russia. Le rivelazioni di Edward Snowden. A questo punto della storia tutti conosciamo Edward Snowden. Prima lavorava con la CIA, ma alla fine si è trasformato in un informatore e ha lasciato montagne di informazioni sensibili sul governo degli Stati Uniti e di molti altri paesi. Anche se aveva giurato di mantenere la segretezza da parte della CIA, ha rotto il suo giuramento e ha rivelato ogni sorta di lavoro di intelligence che veniva svolto da Stati Uniti, Gran Bretagna e altri paesi. Secondo alcune delle dichiarazioni rilasciate da Snowden nel 2015, gli Stati Uniti e altri paesi hanno ragione di credere che ci potrebbe essere una base militare sotterranea che ospita una civiltà avanzata. Ma cosa potrebbe significare questo per il resto del mondo? Snowden dice che gli UFO sarebbero arrivati da una civiltà che vive nelle profondità della Terra. Secondo questa teoria e i documenti che la sostengono, la Terra non ha un nucleo fuso come i libri di storia vorrebbero farvi credere. Invece è cava, è piena di una civiltà altamente avanzata, che ha raffreddato questa struttura per miliardi di anni. Snowden non menziona mai che questi abitanti potrebbero essere extraterrestri. Invece insiste che i documenti affermano che la civiltà è di origine umana. Eppure sono stati in giro molto più a lungo degli esseri umani moderni. Hanno una conoscenza significativamente superiore e una tecnologia migliore. Hanno sviluppato gli UFO migliaia di anni fa come un modo per tenersi in contatto con gli umani sulla superficie del pianeta. Dopo che Snowden ha reso pubbliche queste informazioni sensibili, è scappato in Russia per potersi nascondere e non essere arrestato dalle autorità statunitensi. Si è parlato molto di concedere la grazia a Snowden, ma questo non sembra essere successo alla fine della presidenza Trump, come molti avevano previsto. Molti si chiedono quante informazioni possa aver fatto trapelare alle autorità russe, dato che Snowden aveva ovviamente accesso a molti segreti governativi. Non sappiamo con certezza quanto strettamente stia lavorando con le autorità russe, ma una cosa è certa. Snowden si è ora unito alle file di molti ricercatori e appassionati di alto livello, che insistono sul fatto che c'è molto di più all'interno del nostro pianeta, di quanto il governo voglia farci sapere. Mentre l'idea di una terra cava è ancora considerata una teoria della cospirazione, gli sforzi di Snowden per dimostrare l'esistenza di un'antica civiltà sotterranea non sono arrivati senza prove. Secondo Snowden ci sono montagne di documenti e prove concrete che affermano che il governo degli Stati Uniti è stato a conoscenza di queste civiltà per decenni. Potrebbero anche lavorare insieme a questi individui per progredire nella razza umana. Per spiegare davvero quanto lontano siano andate le teorie di Snowden, c'è stata una grande campagna in Germania nel 2015 che sperava di costruire o acquistare attrezzature che avrebbero permesso agli umani di scavare in profondità nella crosta terrestre e lanciare una spedizione su ciò che potrebbe nascondersi sotto i nostri piedi. La campagna stava facendo del suo meglio per raccogliere fondi per il progetto, ma è fallita pochi mesi dopo il suo inizio. Sembra che il finanziamento di una spedizione come questa richieda molto più denaro di quanto qualsiasi ente governativo sia disposto a investire. Cos'è la teoria della Terra cava?
La teoria che la Terra sia cava è dilagata per molti anni. Si può pensare che questa sia una sorta di nuova teoria, che è stata sognata dai molti teorici della cospirazione. Ma le radici di questa idea vanno molto più indietro di quanto si possa pensare. Secondo questa teoria, la Terra non è una sfera solida come la maggior parte degli scienziati e degli insegnanti vorrebbe farci credere. Invece è completamente cava, permettendo agli esseri umani di vivere all'interno della Terra. E si presume che lo abbiano fatto per molti, molti anni. Di nuovo questo può sembrare pazzesco, ma ci sono ancora più prove per dimostrarlo di quelle che Snowden ha rilasciato al pubblico. Secondo le antiche tribù amazzoniche, le persone hanno vissuto all'interno della Terra per un bel po' di tempo. Queste tribù lo sapevano, ma hanno deciso di mantenere le distanze e rimanere sulla superficie terrestre, probabilmente per evitare conflitti. Ci sono state anche affermazioni di terra cava da parte di noti marinai ed esploratori, come Olaf Jensen. In effetti anche l'ammiraglio statunitense Richard Byrd ha confermato queste teorie mentre lavorava all'operazione Ike Jump. L'ammiraglio Byrd arriva addirittura a sostenere che la loro missione non ebbe successo a causa di un gran numero di UFO nella zona, che impediva loro di addestrare correttamente le truppe. Colonnello Billy Fay Woodard. Secondo alcuni rapporti, l'ufficiale della US Force, il colonnello Billy Fay Woodard, è un altro sostenitore della teoria della terra cava. Billy avrebbe parlato con un altro ufficiale nel gennaio del 2002 di un gruppo segreto di persone che vivono all'interno della Terra. Durante la chiamata ha menzionato il suo nome e il suo grado, dimostrando che chi ha chiamato era veramente il colonnello Billy Fay Woodard. Durante la telefonata, Woodard raccontò all'ufficiale di come era stato precedentemente di stanza all'Area 51, dai primi anni 70 fino ai primi anni 80. Ha detto che gli è stato permesso di entrare all'interno della Terra circa 6 volte, venendo portato a circa 1200 km sotto la superficie. Dice che una volta dentro la Terra, gli è stata mostrata una serie di tunnel e traghetti sotterranei che possono collegare tutti i paesi del mondo. Dice che la maggior parte di questi tunnel erano alti circa 5 metri e le persone che li hanno scoperti affermano che sono stati inventati da un'antica civiltà, vissuta molto tempo prima dell'uomo. Dice di aver appreso che circa 15 livelli dei tunnel sono stati costruiti più recentemente, ma tutti i tunnel sottostanti sono stati costruiti da antiche civiltà. Ha aggiunto che nessuno dei governi mondiali ha idea di chi li abbia costruiti o a quale scopo possano servire. I tunnel portano tra aree come l'Europa e il Sud America e attraverso molti degli oceani e permettono agli esseri umani di viaggiare in tutto il mondo. Anche se le persone che hanno costruito i tunnel sono morte, i governi continuano a usarli regolarmente. Non sappiamo con certezza quanto siano vere queste affermazioni, ma se Woodard ha ragione, questa scoperta, quando sarà rivelata, potrebbe cambiare il corso della storia, per sempre. Grazie per aver guardato. Assicuratevi di premere il pulsante mi piace e di attivare la campanella di notifica per altri video.